Manderò a voi lo spirito di verità, dice il Signore, e gli guiderà a tutta la verità. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Ora, in quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: ora vado da colui che mi ha mandato, e nessuno di voi mi domanda dove vai. Anzi, perché vi ho detto questo, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ma io vi dico la verità. È bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito. Se invece me ne vado, lo manderò a voi. E quando sarà venuto, dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Riguardo al peccato, perché non credono in me. Riguardo alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Riguardo al giudizio, perché il principe di questo mondo è già condannato. Parola del Signore. Fratelli e sorelle, la parola di Dio che abbiamo sentito nella prima lettura in modo particolare parla a noi cristiani di oggi. Ci parla come portare il peso del male e del peccato quando gli altri ce lo commettono. Io credo profondamente che ciascuno di noi, tutti noi che siamo qui e quelli che ci ascoltano, si è incontrato con l'ingiustizia, si è incontrato con la passione della vita, che qualcuno ti fa del male e tu gli hai fatto solo il bene. Così nella parola di Dio, come sta scritto qui, San Paolo e Silla sono stati mandati in viaggio delle missioni dove hanno predicato il Vangelo. Hanno predicato la verità del Signore nostro Gesù Cristo. Hanno guarito gli altri, hanno liberato gli uomini dai spiriti immondi e su di sé hanno attirato la rabbia della gente che si oppone alla verità. Loro annunciano Cristo Signore, la sua misericordia, il suo amore e la sua bontà. E lo Spirito di Dio, lo Spirito Paraclito, la potenza dall'alto, opera per mezzo delle loro parole e opera per mezzo delle loro preghiere. E come ricompensa per quello buono che hanno fatto, sono finiti, come abbiamo sentito, nella prigione. Sono finiti in una prigione legati per la testimonianza di Gesù. E fratelli e sorelle, vediamo l'esempio per noi oggi in modo particolare in loro due, come comportarsi quando io nella vita ho fatto solo il bene e gli altri mi ricompensano con i ceppi, mi ricompensano con la passione. I figli di questo mondo e coloro che sono cristiani in modo superficiale, all'ingiustizia e al male, molto spesso loro rispondono con il male. Maltrattati, chiusi. L'uomo di oggi in diversi modi avrebbe agito se avesse subito quello che hanno subito loro due. Invece, fratelli e sorelle, vediamo cosa loro stanno facendo, cosa loro fanno dopo che sono stati frustrati, chiusi. E la parola di Dio dice che loro non hanno maledetto. Loro
non hanno risposto con l'amore, con le parole malvagie, cattive, ma la parola di Dio dice che di notte hanno cantato inni a Dio. È proprio per mezzo del loro comportamento e della loro fede, per la convinzione che il Signore è colui che deve lottare con loro. Il Signore ha accompagnato loro fede, loro la preghiera con i segni visibili. E non solo questo, ma fratelli e sorelle, così avviene anche oggi. Quando io faccio il bene, quando tu fai il bene, non torna a te sempre il bene. Tu puoi scegliere cosa fare. Se vuoi essere aggressivo, arrabbiato, se tu poi ti metti a maledire, fare del male, o tua passione della tua vita, tu unisci con Cristo Signore, chiedendo da Lui la grazia, l'aiuto, affinché il Signore intervenga, perché Lui questo male, quelli ceppi, li toglie da me. O magari io vado da solo a lottare, o magari invoco il Signore. Tutti devono rispondere per sé. Ma fratelli, essere proprio qui è nascosto la forza del perdono, si nasconde una grande fede e la fiducia nel Signore, che Lui a coloro che lo amano, anche se fanno qualcosa di ingiustizia, di ingiusto, tutto cambia nel bene, il Signore lo cambia nella benedizione. Ma non a tutti, fratelli e sorelle, ma come abbiamo visto qui, Dio al bene riporta a quello che loro hanno permesso al Signore di essere loro avvocato, loro spirito protettore, paraclito. Loro hanno scelto che il Signore si mette a lottare per loro, perché questo accade molto spesso. Questa prigione, questi ceppi avvengono pure oggi. Quando gli uomini mettono nella prigione il prossimo, quando parliamo degli altri, se noi li mettiamo nella prigione, li facciamo ingiustizia con il nostro modo di parlare, o magari li sparliamo, non perdoniamo a loro, li condanniamo con la nostra rabbia. Noi possiamo mettere gli altri nella prigione, possiamo mettere i ceppi sugli altri, e ci incontriamo anche con il fatto che qualcuno lo fa a noi. Ma come uscirne fuori questo? Vediamo qui cosa stanno facendo Paolo e Sila. Loro danno lode e gloria a Dio. È proprio se permetto al Signore di lottare per me, se lascio spazio alla preghiera, se io accetto quelle catene, quel rifiuto e la unisco a Cristo Signore. Allora, fratelli e sorelle, quando facciamo questo, quando perdoniamo, il cielo si apre su coloro che hanno messo la vita nelle mani del Signore. E vediamo che il Signore, per mezzo della loro passione, per mezzo del loro dolore, ha cambiato tutto in benedizione, che si è convertito quella che lavorava lì, che si è cambiata l'atmosfera spirituale. E cosa fare oggi? Cosa fare oggi in tanti posti del mondo, in tutti i continenti, quando i cristiani sono perseguitati perché celebrano santi sacramenti, quando i cristiani sono uccisi ogni giorno nel mondo? Cosa fare? Cosa deve fare la Chiesa? Cosa deve fare ciascuno di noi? Se si commette il male, l'ingiustizia, qui la parola di Dio dice: loda il Signore, benedici il Signore, dai lode e gloria a Lui,
affinché lo Spirito Santo trova lo spazio che tu gli dai, lo spazio, perché lui lotta contro potenze negative, fratelli e sorelle. Tutte queste persecuzioni, anche oggi, quando si predica la verità del Vangelo di Cristo, quando si innalzano le voci contro Cristo, contro la Chiesa, contro Gesù, contro Sua parola, sappiamo prima di tutto che questo non sono solo gli uomini, questa è una lotta spirituale, questo è un mondo spirituale, sono pesi spirituali, le prigioni spirituali nei quali si trovano oggi tanti legati, non sanno andare né a sinistra né a destra, ma si oppongono al Figlio di Dio. Noi non dobbiamo maledire, noi non dobbiamo ricompensare con la stessa misura. Noi prima di tutto, come Paolo e Silla, dobbiamo dare lode e gloria al Signore Dio, amare Dio sopra ogni cosa, perché Lui, per mezzo del nostro abbandono, nostra preghiera, può togliere, spezzare le catene della nostra vita, perché colui che perdona, colui che ama, che perdona i persecutori, lui riceve la misericordia. Allora, Spirito Paraclito che il Signore Cristo cita nel Vangelo, riceve lo spazio nella nostra vita per togliere le catene della persecuzione, delle offese, dei rifiuti. Perciò, fratelli e sorelle, questa è la nostra via, non solo oggi, ma in tutti i giorni della nostra vita. Noi, a Paolo e Sillo, guardiamo come gli uomini di fede. Chi può lodare Dio? Chi può lodare Dio quando è perseguitato, calpestato, rifiutato da tutti? Tu li porti del bene, li porti la verità. Ti sacrifichi come genitore, come fratello per fratello, come l'uomo per l'uomo. E non ti viene mai ricompensato con il bene. Paolo e Silla, vediamo gli uomini di fede, loro hanno la fiducia. Loro hanno fiducia nel Signore che li ha mandati in questa missione. Loro sanno che per mezzo della loro preghiera, per mezzo della loro fede in Dio, comincerà a cambiare tutta l'atmosfera spirituale. Questo avviene anche oggi. Noi diciamo non a tutti, ma a coloro che credono. A Paolo e Silla è avvenuto secondo la loro fede, secondo il loro abbandono. Loro hanno messo la vita nelle mani del Signore, sono dati completamente nelle sue mani. Loro camminano nella sua luce, perché loro non possono chiedere aiuto da nessuno. Ma, fratelli e sorelle, siamo reali, siamo sinceri, siamo gli uomini di fede. Non dimentichiamo che anche noi qui non abbiamo nessuno di chi fidarci. Tutto attorno a noi è debole, tutto attorno a noi è imperfetto, tutto attorno a noi è come in un certo cambiamento, ma quello che è sicuro, assolutamente sicuro, è Cristo Signore. E se io così dono la mia vita al Signore ogni giorno, se insieme a Lui porto il peso quando faccio il bene, è la verità che sarò rifiutato, che sarò sputtato, che sarò deriso, che subirò sacrificio e i colpi. Ma questo può fare solo l'uomo che ha fede, colui che sa chi è Signore Gesù, colui che dimora con Lui, colui che gli ha dato la vita. Perciò, fratelli e sorelle, noi dobbiamo seguire questi due fedeli, Paolo e Silla, che non sono caduti in disperazione come oggi, quando ci capita qualche croce nella vita. Tanti cadono in depressione, cadono in depressione di questa vita e praticamente cadono nell'infedeltà. Allora l'uomo è nella prigione, schiacciato, non vede l'uscita, si sente abbandonato da tutti, si sente sfruttato, si sente vuoto.
Ma fratelli e sorelle, vediamo, a coloro che credono accadrà la stessa cosa come a Paolo e Sila. Lo Spirito Santo, Spirito Paraclito, si presenterà su quella vita. Chi davvero affida a Dio la propria lotta e propria vita. Perciò non permettere di cadere in disperazione, anche se questo mondo, tradimento e l'abbandono ti colpiscono, o se i tuoi peccati ti schiacciano nei ceppi, non permettere che questo sia tutto. Se tu sei credente, se conosci Gesù Cristo, allora, indipendentemente da tutti questi colpi da destra e manca, tu troverai tempo e luogo per dare lode e gloria a Dio, per dire: Signore, io non posso, ma tu ce la fai. Accetta questa situazione con Cristo, Signore. Unisci e prega che il Signore si glorifichi per mezzo di essa. Perché quando noi facciamo opere d'amore, di misericordia, quando all'ingiustizia rispondiamo con il perdono e misericordia, fratelli e sorelle, tutto questo sono le cose non naturali. Digiunare, pregare, perdonare non è proprio così naturale. È proprio per mezzo di questi atti che commettiamo, per mezzo di questi atti non naturali in questo mondo entra quello che è soprannaturale, per mezzo del nostro sacrificio, il nostro abbandono. In effetti siamo noi a cambiare. Se ho unito le mie pianghe con Cristo Signore, allora lo Spirito Santo, Spirito Paraclito, toglie il peso da me, consola mia anima, mi darà la forza e innalzerà questi pesi. E fratelli, essere proprio di questo ne abbiamo bisogno, che l'uomo non crolla, ma che lodi Dio, di lodare Signore, per dargli quello che gli appartiene, lode e gloria, per distruggere questi muri, fratelli, essere questi muri non solo attorno a noi, sono in noi. Sono in noi se noi non perdoniamo, se siamo nella rabbia, se siamo nel peccato, se siamo nella propria disperazione. Allora queste sono le nostre prigionie, questi sono i nostri ceppi, le nostre catene. Noi dobbiamo lottare, non dobbiamo farci scoraggiare, ma dare lode e gloria a Dio nel momento giusto e meno giusto, opportuno e non opportuno. Paolo e Sila non si scoraggiano, non scoraggiarti nemmeno te. Loda Dio. Dona la tua vita affinché il Signore trova il modo che sua provvidenza tocca la tua vita, che sua provvidenza innalza la tua vita per mezzo della tua fede, per mezzo della tua preghiera, per mezzo del tuo perdono. Signore, trasforma tutto. Preghiamo adesso il Padre Celeste, che ci ha mandato lo Spirito Santo per aggiungere la testimonianza a Gesù. Padre Celeste, mandaci il tuo Spirito per poter discernere la fede dall'infedeltà e di accettare Gesù nella sua divinità, umanità, e la sua morte con quale è superato il male, ti preghiamo. Padre Celeste, fa che gioiamo alla vittoria di Gesù sulla morte e che questo ci ispiri nella vita e nel lavoro, ti preghiamo. Padre Celeste, fa che con la vita cristiana ispiriamo a coloro che sono lontano da Cristo per credergli, ti preghiamo. Padre Celeste, fa che con l'amore facciamo i lavori quotidiani
e siamo veri membri della comunità cristiana, ti preghiamo. Padre Celeste, accogli i nostri santi nel tuo regno, ti preghiamo. Accogli le preghiere dei tuoi figli, Signore, e rinnova il nostro cuore e la nostra anima con la risurrezione gloriosa di Gesù, affinché sempre di più possiamo lodarti e glorificarti per Cristo nostro Signore.